No, Macarena, tuo cugino? No, mi avete chiesto che fa comunque a prescindere dalla partita, e l'ho fatto. Oggi anche fosse finita 0-0 l'avrei fatto. Ciao e bella a tutti da me. Ma che dobbiamo dire di questa partita? Cioè, si è incanalata praticamente come l'avevo immaginata, ragazzi miei. Il Paris Saint-Germain che se la porta a casa, permettetemi di dirlo, con estrema facilità. Una finale di Champions League. Non so perché, guardando la partita, uno dice Lipsia Paris Saint-Germain. Che stanno a la semifinale di Champions League? Cioè, questi hanno vinto e se ne vanno in finale. Sta scapparrutto di quelli pazzeschi, stavo per tirarlo proprio libero. Ah, una cosa molto importante. Mi raccomando, iscrivetevi al mio secondo canale YouTube Road, tu 70.000 iscritti. Fatemi vedere tutto il vostro supporto. C'ho il fiatone per due bottarelle, credo non so più allenato. Lasciate tantissimi mi piace anche su questo video e iscrivetevi anche su questo canale. Road, tu 350.000 iscritti. Detto questo, raga. Marquinhos. Dice perché Di Maria. Dice perché Di Maria, non so se si vede, perché Di Maria ha fatto il fenomeno? Perché il buon Fabio l'ha messo al Fantacabbo, ovviamente. Gol e assist a profusione come se ci fosse un domani, ma la soppiata del culo e via. E va bene, io ho scelto Müller, dico vabbè, scelgo Müller al posto di Emma, vediamo che farà l'amore con il sapore, non lo sappiamo, lo vedremo domani. Non c'è stata partita, raga. Marquinhos, colpo di testa e va bene. Poi Gutalax, portiere lo. Perché Gut ha fatto la figura di merda che ha fatto sul secondo rinvio sbagliato, che regala il gol praticamente a non è figlio di Maria su assist di Neymar. È Gutalax quello, non è Gulaxi o Gula. Ok. Comunque dominio. Nel primo tempo mi pare. No, mi pare solo un tiro di Poulsen. Anche una bella azione, tra l'altro, sta palla che esce fuori da poco, ma in controllo da parte. Del portiere del Paris Saint-Germain e poi Bern. Dice, ma è gol di Neymar, no? C'aveva Neymar, è strano che non ha segnato, c'aveva titolare Fantacapo Neymar, Fabio, è strano che non ha segnato Neymar perché era già entrata, colpo di testa di Bernat. E vabbè, raga, la partita si è chiusa là praticamente. Ciao, buonasera e buonanotte. E adesso sono curioso di vedere ovviamente l'altra semifinale di Champions League perché c'è stato in mezzo il Bayern di Monaco che ha vinto 2-8 contro il Barcellona e fu così che passò il Lione, questo non possiamo saperlo, ma se si indirizza la partita come si è indirizzata stasera, un altro 4-4, 5-0 e fu così che il Lione passò in finale di Champions League. E poi la finale sarebbe veramente bella secondo me, in teoria dovrebbe essere equilibrata, in pratica il Bayern Monaco c'ha quel qualcosa in più, ma quei tre là davanti con Di Maria Mezzala. Dio ce ne scampi e liberi. Mi sono scordato un'altra cosa molto importante. Link in descrizione. Ci trovate in live in questo momento. Discutiamo della partita. Facciamo il pagellone. Un po' spartita di quelli dettagliati. Calcio totale. Piattaforma Viola. Venite a supportarci. Mi raccomando. Ci famo quattro chiacchiere tutti insieme. Non ho altro da aggiungere. Sinceramente parlando. Perché tanto quando ti ritrovi il calciatore stasera Di Maria. Che ti risolve la partita così. Ah, ecco, a momenti ne fa un altro, alzi il tasso tecnico. Niente, a momenti se niente, devono fare assolutamente un altri 4 o 5 gol se non sono contenti, ma tanto cambia assolutamente niente, perché questa pure vincerà 1-0 significava comunque finale di Champions League perché la partita è secca. Vediamo la finale. Io sono veramente molto molto curioso di vedere la finale perché chi lo sa, potrebbe esserci qualche sorpresa in quel caso. Allora, France Football no, pallone d'oro quest'anno non si assegna. Paris Saint-Germain vince la Champions League, France Football clamoroso dietro front, il pallone d'oro si assegna a Kylian Mbappé. Mbappé, sono francesi, sono francesi. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti e due i canali, ve li lascio qua, cliccate, li trovate, vi si apre la cosa, la tabba, la cosa sotto i commenti, cliccate, cliccate, oppure i pallini, iscrivete, campanelle, campanelle, contenuti consigliati, fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti di questa partita di stasera, ma secondo me c'è stato veramente match, cioè ragazzi, superiorità, Upamecano mi sembra Koulibaly, vi dica la verità, c'ha la terza gamba, la stessa identica terza gamba. Alla prossima con un nuovo video, domani sera commentiamo ovviamente l'altra semifinale dei Champions League, vediamo se ci saranno risvolti clamorosi o se sarà quello che io penso, una spremuta di sangue in favore del Bayern di Mo. Ciao!